bisogna dire la verità, sempre. Annetta aveva chiamato l'idraulico, ma l'idraulico sta male. Non riesco a capire perché sta male, perché l'avevo sentito così contento, si era fatto due vaccini e stava aspettando il terzo. Vabbè. Allora, oggi vi leggo un libro incredibile, credo di non aver mai fatto, di non aver mai scritto né un libro scientifico né un libro né un romanzo come questo, senza che ci sia una fotografia. Voi che siete qui con me, i miei compagni di strada. E voi sapete quanto io amo la fotografia, quanto io amo le immagini, quanto io amo la fantasia. Però in questo caso nulla, nulla senza alcun titolo. È un libro, è uno dei romanzi più misteriosi che abbia scritto. Ah, è bellissimo anche quello che si legge nella quarta di copertina. Il protagonista, Alessandro Zerma, non fa mai quello che fanno gli altri. Beh, questo per la verità vale anche per me, non soltanto per Alessandro Zerma. Anzi, l'hai visto oggi? Che tu sappia, è uscito prestino, vero stamattina? Eh sì. Non riesco a capire perché si alza alle 6 di mattina in questo periodo che non c'è in giro nessuno, però lo scopriremo nel prossimo romanzo, che sta per uscire, strepitoso, strepitoso non si dice. Bellissimo. Qual è il confine tra bello e sublime? Sarà l'inizio del romanzo successivo che ho iniziato a scrivere. Ma veniamo a nulla, senza alcun titolo. Ah. Ah, che bello. Allora, paragrafo, capitolo primo. Sarebbe volata via. Anche qui, sparizione. Anche a me piacciono le donne, ma da qualche tempo mi limito a studiarle. L'ultima se n'è andata dopo avermi sussurrato tra un bacio e l'altro, non pensare di liberarti di me. Un modo carino per riconoscermi una fascinazione tanto potente da farmi pensare che le sarà costato uno sforzo immenso preferire a me quel baccherozzolo di Roberto. Per fortuna ho preso da mia nonna una disposizione d'animo gioiosa che mi fa apprezzare i lati positivi anche di una sorte avversa. In questi casi basta distinguere tra una sciagura e un semplice guaio. E versare la giusta dose di lacrime o anche piangere da un occhio solo. La perdita di Gaia l'ho avvertita come una mezza disgrazia perché, anche se la ragazza mi piaceva moltissimo, la nostra intesa era minata da troppe somiglianze, tutti e due pieni di idee, ma con poca voglia di attuarle. Io per pigrizia, lei per un convincimento filosofico secondo cui tutta la realtà è il prodotto dell'attività spontanea del pensiero e basta. Eravamo insomma due direttori d'orchestra e nessuno dei due si prestava a fare da braccio alla mente. Né mi serviva avere il doppio dei suoi anni perché è sempre inutile invocare l'esperienza. Forse due acchiappamosche non possono formare una ditta. Gaia non si stupisce di nulla o quasi. Stupore e stupidità hanno la stessa radice, mi ha fatto notare la ragazza iscritta al terzo anno di filosofia, eccetera. E in realtà abbiamo ancora un minuto. Ma sì, dai. In realtà, questo romanzo è bello, è bello, è bello, è bello. Prendiamo a caso, 3 anni dopo, 3 anni dopo, 3 anni dopo, evidentemente, quante cose succedono in 3 anni? Allora, a pagina 59, 3 anni dopo, capitolo ottavo, il perdigiorno.
Per anni sono vissuto di amori facili, quelli che finiscono prima di appassire. Bella, quelli che finiscono prima di appassire. Ma quanto scrive bene questo Sandrone? Meglio non avere fretta di mettere la testa a posto. L'inizio con Anna. E chi è quest'Anna? L'inizio con Anna. Ah sì, adesso mi ricordo. L'inizio con Anna non mi è sembrato diverso per gli stessi soliti segni. L'allegria dipinta in viso, gli sguardi vivaci, l'inconfondibile luce negli occhi. I motivi per essere allegra non mancano alla ragazza, che non ha nessuna voglia di studiare. Beh, questo tutti i miei studenti hanno poca voglia di studiare. Mentre una volta voglia di studiare ce l'avevano, diciamo il 40%, il 30%. Adesso se trovi il 2-3%, sei fortunato. Vabbè, allora, a me non importa, penso, se è solo civetteria o ninfomania. Se una mi diverte, questo solo mi basta. Mi diverte camminare al suo fianco e vedo che cresce il numero di chi mi saluta. Ecco, anche Michele mi riverisce quando di solito si limita a un cenno. Anna, carino il tuo amico. Io commento. La tua generosa bellezza piace, lei ride e io incalzo. Hai paura delle malattie? Lei intende al volo che mi sto preoccupando della salute mia più che della sua. Tranquillo, mio padre mi ha indottrinato a dovere. Pensando al padre, noto psichiatra e donnaiolo, tento un affondo. Ti ha parlato anche della ninfomania? Lei ride senza rispondere. La conosco da poco, ma già so che Anna soddisfa insieme le mie voglie e le mie aspirazioni filosofiche, confermando che proprio tutto è transitorio. Non possono gli aggettivi, le parole, i verbi rendere la natura di Anna. È arduo quanto trasformare i sentimenti in parole. Lei improvvisa con gioia senza seguire regole, come un artista informale o come il gatto che si lecca la coda perché può permetterselo. E Anna continuerà a giocare finché può permetterselo. E questo vale anche per me. E anche per voi. Non dimenticatelo, mi raccomando.